un palascoppa gremito per una manifestazione particolare, importante, che onestamente mi ha commosso appena entrato. Gli Special Olympics, praticamente dei giochi per persone a cui vogliamo tutti bene e che sono veramente eccezionali. Rosalia Pezzaniti, delegata allo sport, ci racconta un po' di cosa si tratta. Allora, intanto è un'occasione unica per Soverato, proprio per quello che è l'obiettivo e la finalità di questo Special Olympics, ossia il basket unificato. Sono orgogliosa ed entusiasta di poter vivere in questo momento la prima tappa nazionale, è suddivisa in gironi, ma questa è la prima tappa nazionale, si svolge proprio a Soverato. Nel momento in cui il direttore Miscioscia ci ha proposto questa tappa, noi abbiamo aderito fin da subito abbiamo portato a termine l'organizzazione e ringrazio Special Olympics che mi ha dato la possibilità di far vivere a questi ragazzi delle scuole un momento davvero unico che solo lo sport può toccare. Io credo che sia molto importante quello che ci sta insegnando in questo momento, quello che vediamo sul campo, ossia dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili cognitivi e insieme. E lo sport è inclusione, lo sport serve a questo e credo che sia l'antidoto migliore per poter abbattere ogni tipo di discriminazione, di disagio sociale e costituire un'unica realtà. Io penso che oggi usciremo da questo palazzetto con una bella lezione di vita. E Soverato 1 è scesa in campo sul parquet trovando la disponibilità di Luisa Elitro che ora ci dice chi è, cosa fa e cosa stiamo gustando in questa meravigliosa giornata. Allora io sono il presidente dell'Andromeda Polisportiva, che è la società che ha organizzato questa prima tappa di Special Basket e Giochi Speciali a Soverato. Sono anche il direttore regionale di Special Olympics Team Calabria, quindi in doppia veste, ma come contenuti e con il cuore sempre uguale rivolto a questo momento di inclusione a livello naturale, perché in effetti l'obiettivo di Special Olympics è quello di creare inclusione in maniera naturale, perché giocatori con disabilità e giocatori senza scendono in campo nello sport con una passione comune che in questo caso è il basket e quindi questo come contenuto di questo progetto, di questo messaggio. Un progetto nazionale che poi mi sembra che tra i fondatori ci sia anche la sorella di John Fitzgerald Kennedy. E parlavamo di inclusione più che di integrazione. Infatti, ecco perché dico, l'inclusione è comunque creare dei momenti naturali come questo di gioco con persone anche senza disabilità e quindi avviene semplicemente in maniera naturale. I nostri ragazzi atleti Special Olympics cercano il compagno, cercano la squadra e quindi fanno parte di un gruppo e giocano tutti insieme, ecco la maniera naturale di fare inclusione. Special Olympics nasce 54 anni fa proprio ad opera di Eunice Kennedy, una sorella dei presidenti che aveva una sorella con disabilità intellettiva e scoprì, proprio perché era anche una sportiva, che lo sport, il gioco poteva essere la chiave vincente per l'inclusione e per naturalmente far uscire, le parlo di 54 anni fa, la disabilità intellettiva fuori dagli istituti. E quindi potremmo concludere dicendo che forse la vera disabilità è di chi non capisce quanto sia bello essere diversi ed essere insieme? La vera disabilità è di chi in effetti non comprende o comunque si perde questi momenti da vivere insieme e di vedere quanti in effetti loro attraverso il gioco, ma attraverso anche lo stare insieme, possono far uscire fuori quelle che sono le loro abilità e le loro capacità. Io vorrei recitare il loro motto, che è per tutti, non è solo per gli atleti Special Olympics, ma per la vita di tutti. Che io possa vincere, dice l'atleta, che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. E qui loro dimostreranno tutto questo. Quando si parla di basket a Soverato c'è un nome solo, Francesco Gualtieri, che per oggi in quale veste è qui? E siamo in veste di, prima di ogni cosa penso, di docente del liceo scientifico e porto i saluti del preside Vincenzo Callelli che ha permesso di organizzare questa uscita didattica per i ragazzi. Noi a scuola come materia, come argomento studiamo lo sport per disabili, io sono il delegato provinciale del Paralimpico di Canzaro,
ma oggi penso che la cosa più bella sia stato quello che ha organizzato Francesco Misciosce, questo quadrangolare di basket speciale inclusivo con squadre di Termini Imerese dalla Sicilia, San Teramo, Reggio Calabria e una squadra della Locride, quindi penso che c'è una bella cornice di pubblico e mai come oggi ti devo dire, vedo gli alunni così interessati e partecipi. Noi stiamo anche per organizzare, siamo in procinto, ringrazio l'amministrazione comunale presentissima, passami il termine, in queste cose, dall'assessore allo sport, la delegata Rosalia, Sara Fazzari con un'altra delega per il sociale importante, nonché del sindaco Vacca. Noi il 5 aprile stiamo organizzando come associazione un convegno importantissimo, perché la Regione Calabria ha praticamente lanciato una nuova legge sull'autismo, autismo, sport e scuola come inclusione. Faremo veramente un incontro bellissimo e avremo anche il responsabile, il rettore, il magnifico rettore De Sarro dell'università, e verrà a relazionare anche il garante per l'infanzia e per l'adolescenza della Regione Calabria, dottor Antonio Marziale. Siamo impegnati tantissimo sul campo sportivo e sociale, quello che parlavamo prima col presidente Malacrino, che veramente ci presenzia sempre, sempre presente a Soverato. Oggi ha detto una bella cosa al sindaco: se mi trovate prendo una casa per fare anche le vacanze a Soverato, una persona disponibilissima. È talmente tanto il tifo, la foga, la gioia di questi ragazzi che noi chiediamo direttamente a Walter Malacrino che carica e cosa state facendo oggi. Sono il segretario regionale di Sport e Salute Calabria, abbiamo patrocinato questo evento, un evento molto importante organizzato da Special Olympics. Questo è oggi una giornata assolutamente inclusiva, dove tutti sono sul campo a svolgere attività sportiva. Perché Sport e Salute ha patrocinato? Perché Sport e Salute con la sua attività promuove queste attività, queste discipline, sani e corretti stili di vita, inclusione, benessere psicofisico, attività a 360 gradi per tutti, nessuno escluso. Quindi la presenza di Sport e Salute oggi dà valore a questo evento e nello stesso tempo è un invito importante alla comunità sociale, alla comunità politica, che questi non siano delle isole di eventi che hanno un inizio e una fine, ma che questi eventi durino una giornata intera per poi essere nuovi eventi per altre attività sportive. Inclusione non significa includere un solo giorno, ma significa includere tutta la vita, e questo è fondamentale. Mi hanno detto che in panchina c'era il CONI, poi ho guardato e c'era un amico, il dottore Pipicelli, il CONI, un amico, un pluripremiato. Sì, un amico soprattutto. Oggi sono qua in veste ufficiale come fiduciario CONI per dimostrare che lo sport è bello a tutti i livelli e soprattutto lo sport è inclusivo. Special Olympics in questo campo è già avanti. Non distinguere tra i normodotati e le persone diversamente abili, ma farli giocare tutti insieme, che significa un'ulteriore inclusività, ed è quella che lo sport, al di là del fatto sportivo, deve avere come aspetto sociale, che spesso è più importante del lato sportivo. E l'abbiamo bloccato mentre la sua squadra è già in campo, quindi dava le ultime disposizioni Francesco Misciosce. Benvenuti a Soverato, una bellissima iniziativa. Come giocherà oggi la sua squadra? Allora, la squadra giocherà praticamente con tanta serenità, perché i ragazzi sono abituati, dopo l'esperienza che abbiamo vissuto al torneo europeo di San Sepolcro che abbiamo fatto a settembre, abbiamo voluto portare questa tappa qui. Io vivo ormai nel soveratese da tanti anni e quindi da poco ho iniziato a seguire questi ragazzi grazie alla mia passione per il basket. I ragazzi giocheranno nella formazione, quindi tre ragazzi con disabilità intellettiva, due con ragazzi normodotati, quindi seguendo le regole del basket classiche della federazione. Anche Soverato 1 ci mette la mano. E anche Soverato 1, che ringraziamo qui per la presenza. Pronti? 1, 2, 3, 4!